Il giovane travel blogger abruzzese Manuel Santoro è da poco rientrato in Italia nella sua Monte Silvano dopo un viaggio nei parchi nazionali di tutto il mondo. In 6 mesi è stato in 3 continenti e 11 nazioni. Il giro del mondo dei parchi nazionali è nato con l'obiettivo di sensibilizzare su tematiche di sostenibilità ambientali attraverso la visita di almeno un'area protetta per ogni paese. Beh, sono 11 paesi in 3 continenti. Sono partito dall'Italia fino ad arrivare in Iran, poi ho cambiato continente, mi sono spostato in America Latina, dal Messico al El Salvador, dal Perù al Venezuela. Hai viaggiato da solo? Sì, gran parte del viaggio l'ho fatto da solo, l'ho realizzato da solo. E hai incontrato, immagino, tanta gente e anche tante culture diverse? Beh, sicuramente, diciamo che le culture sono state il focus centrale insieme ai parchi nazionali del mio progetto, del mio viaggio. Immagino che è difficile rispondere a questa domanda, ma c'è un posto che ti è rimasto più nel cuore? Ma ognuno mi ha dato qualcosa. Diciamo che il Perù, la Bolivia sono i paesi in cui mi sento meglio, mi sento quasi a casa. Anche un modo per dire rispettiamo il nostro pianeta perché è l'unico al momento vivibile che abbiamo. Beh, assolutamente, in questo periodo si parla tanto di cambiamenti climatici, quindi direi di viaggiare responsabile, viaggiare sostenibile è la maniera migliore. Come hai viaggiato? Dove hai dormito? Dove hai alloggiato? Ho progettato il tutto, però diciamo, gli incontri, i posti, le sensazioni mi hanno portato a cambiare l'itinerario durante il viaggio. Un incontro che ti ha colpito particolarmente? Sì, ce ne sono stati diversi, però un rito al quale ho partecipato in Perù, nel secondo cimitero più grande del mondo, a Lima, un rituale verso la Pachamama, sarebbe la natura, la madre terra. E diciamo, questo incontro è stato molto energetico, a contatto con le persone, molto spirituale. Cosa ti ha lasciato questa esperienza? La voglia di viaggiare ancora di più, di scoprire, di conoscere nuovi posti. E viaggiare, continuare a viaggiare in maniera sostenibile. Tu sei un travel blogger, dunque ricordiamo dove è possibile trovarti online, perché lì ci sono tante foto e tanta documentazione dei tuoi viaggi. Ricordiamo i tuoi indirizzi. Esattamente, sui miei canali social, quindi su Instagram, su Facebook e sul mio sito www.iviaggidimanuel.com. Allo stesso modo sui miei canali social potrete trovare con lo stesso nome il materiale da me prodotto.